Io ho in mano un qualcosa che è molto importante, perché l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro è un qualcosa che ad un certo punto della vita ha riguardato anche te, e arriveremo a raccontare anche perché sei diventata testimonial, un'ambasciatrice, di solito si dice, di questa associazione. La teniamo qui perché non dimenticheremo nel corso della nostra intervista l'importanza che ha avuto poi per te e per tante altre persone. Allora, dicevamo, è un sabato, quindi insomma, quanti sabato hai fatto lungo la tua carriera sulle piste da sci? Perché per noi che magari facciamo i giornalisti dello sport è naturale l'appuntamento, per voi ancora di più, e anche per i telespettatori, perché quando arriva il weekend... Quanti anni, Elena? Tantissimi, circa 15 anni della mia carriera ad alto livello. Sabato alla domenica c'erano sempre le gare di discesa libera e super gigante, quindi tutti i weekend dalla prima settimana di dicembre fino a marzo c'erano sempre le nostre gare di Coppa del Mondo. E una, insomma, riavvolgendo un po' il nastro, la bambina Elena che nasce in Val Camonica, che nasce con una montagna vicina che è il Monte Campione, in una famiglia in cui lo sci è molto vissuto, è molto sentito, quindi un papà, due sorelle e la bambina Elena che comincia a sciare da piccola. Ecco, che ricordi hai quando ti sei avvicinata allo sci come gioco, come passatempo, come divertimento? Sì, mio papà lavorava agli impianti di risalita di Monte Campione e lì abbiamo iniziato fin da piccola, all'età di 3 anni, a sciare, e da lì è nata la nostra più grande passione, che è la neve e lo sci. Senti, l'importanza, ecco, del gioco, della passione, del momento, perché quando si hanno 3 anni, 4 anni, 5 anni, cos'è l'appuntamento di che bello, andiamo a stare un po' insieme, a divertirci? Sì, è nato tutto per gioco, appunto, e a noi piaceva tantissimo sciare, fin quando alcuni maestri dello sci club ci hanno visto e hanno insistito con mio papà di farci entrare in questo mondo a fare le gare. All'inizio i miei genitori erano un po' perplessi. Lo diciamo che c'è la mamma e c'è anche tua sorella Sabrina qui in prima sì, fila. Erano un po' perplessi perché comunque, essendo anche figli di operai, lo sci comunque è uno sport molto costoso, e però con tanti sacrifici, perché poi mia mamma ha iniziato a lavorare anche la domenica 7 giorni su 7, e con tanti sacrifici grazie a loro abbiamo potuto realizzare tutte e tre, perché siamo in 3 sorelle, il nostro più grande sogno, e grazie a loro che ce l'hanno permesso, perché grazie ai loro sacrifici noi siamo riuscite appunto a arrivare a questo altissimo livello, e caspita, che per sempre tantissimi anni in Coppa del Mondo, perché insomma i sacrifici ci sono, perché noi all'inizio dicevamo il weekend di Coppa del Mondo, è vero, ma poi c'è l'estate, poi c'è il ghiacciaio, poi ci sono gli allenamenti, è vero signora? È vero che la tua mamma dice di sì. Sì, è uno sport praticamente che non stiamo mai ferme, perché la stagione inizia appunto, le gare iniziano a dicembre, però noi a metà maggio iniziamo già con l'allenamento atletico e finiamo di sciare comunque a metà aprile, quindi abbiamo un mese di pausa dove riusciamo ad andare magari a fare qualche scappata al mare, però è molto intenso come tanto allenamento. Tanto impegno, al di là sì, insomma, delle battute. Poco tempo libero abbiamo. Tanto impegno, tanto sacrificio, i momenti anche di difficoltà. L'avere sempre a che fare con gli infortuni, perché questo sì, è uno sport anche, che purtroppo ti presenta il conto anche nel momento in cui non te l'aspetti, e tu di infortuni ne hai avuti tanti. Quando si dice 12-13 anni ad altissimo livello, quindi sempre con la valigia in mano, però anche tanto dolore, tanto esatto, dispiacere. Sì, io il primo infortunio che ho patito ero piccolissima, avevo 15 anni, e da lì è stato sempre comunque un tornare, un lottare, un non mollare mai. E gli infortuni purtroppo quando sei piccolo è diverso, ma crescendo con l'età, 25-30 anni, comunque cambia, perché iniziano comunque a limitarti, perché non hai più quell'incoscienza che avevi a 18 anni, e sempre comunque più vai avanti con l'età e più diventa difficile esprimerti come prima. 20 anni, forse neanche, una medaglia d'argento ai mondiali a Bormio, e a quel punto
posso dire, è il momento forse più alto della tua carriera, così giovane, così subito, sì, verrebbe da dire. Beh, Bormio 2005 è stato già solo la convocazione per me, una bellissima sorpresa, una bellissima conquista, e da lì appunto è nata la mia bellissima carriera. Sono arrivata a Bormio senza aspettative, senza pressione, ero una mina vagante ed è stato bellissimo. Ricordo quella giornata come una delle più belle della mia carriera in assoluto. Certo, ce la ricordiamo con, insomma, quel podio, con questo sorriso meraviglioso. Mi piace ricordare anche le due vittorie poi in Coppa del Mondo, a Lake Louise e a Cortina. Sì. Mi piace ricordare anche i tanti podi in una carriera, appunto dicevamo, di 12-13 anni, con 3 partecipazioni olimpiche e anche l'Olimpiade, insomma, penso che sia qualcosa di diverso da tutto il resto. Sì, io ricordo benissimo, anche se ero piccolissima, appunto la prima Olimpiade Torino 2006, mi ricordo, è stato bellissimo la cerimonia d'apertura, quello rispetto anche alle altre, non so, forse perché eravamo in Italia, però mi ricordo l'emozione che ci ha dato quella cerimonia d'apertura, è stato incredibile. Però cosa succede? Che a ridosso di quella che sarebbe dovuta essere la tua, sì, quarta Olimpiade, sì, Pyeongchang 2018, qualcosa succede nelle settimane che precedono quell'appuntamento. Sì. Non stai bene, cominci a non stare bene. No, io ho iniziato le prime gare a dicembre, ho esordito in discesa libera a Lake Louise molto bene, comunque con un quarto posto, e lì, tra virgolette, sempre mi ero già qualificata alle Olimpiadi con quel quarto posto. E poi appunto a fine dicembre ho iniziato a star male, ho fatto degli esami e purtroppo la diagnosi è stata di un tumore, e da lì ho dovuto fermarmi e naturalmente iniziare la radioterapia, l'operazione, e poi ho fatto anche la chemioterapia preventiva. Quindi addio ai giochi, sì, l'attenzione che si sposta dalla tua carriera sportiva, sì, dai tuoi obiettivi alla tua salute. Sì. Ecco, quando succedono queste cose, devo dire che anche per chi racconta, per chi ascolta, dice: caspita, però se succede ad un atleta così attento, così accurato, così sempre anche seguito, c'è un alert, ci si ferma e ci si fa qualche domanda. Tu come l'hai vissuta? Beh, io l'ho vissuta veramente... Strano da raccontare, però io non ho mai voluto pensare a quello che ho avuto veramente, quello che stavo passando, e forse mi davano anche della pazza, però io non ho mai voluto pensare veramente a quello che avevo, perché quando mi è capitato di pensarlo per 10 secondi ho detto no, io devo farcela. Il mio primo obiettivo è sempre stato quello di ritornare a sciare, di fare quello che amavo, e anche se era difficile, perché comunque le cure sono pesanti, io volevo tornare in palestra, iniziare sempre la preparazione, ogni volta era comunque un continuare a ripartire, però il mio obiettivo, che mi ha aiutato tantissimo secondo me dalla diagnosi a quando sono finalmente guarita e tornata a sciare, il mio obiettivo è sempre stato quello di tornare a fare quello che amavo. L'hai detto più volte, cioè è importante durante il percorso della cura, della terapia, della malattia, avere un obiettivo, avere un traguardo, e nel tuo caso era fare la cosa che ti piaceva di più. Sì, in quel caso lì sì, era tornare a sciare, a dimostrare che potevo farcela, e ce l'ho fatta. E poi sei tornata, perché poi alla poi fine sono tornata. I tuoi sci li hai rimessi, sei, sì, tornata, poi c'è stato un infortunio e a quel punto lì, assieme, sì, a Nadia avete deciso, insomma, che anche un po' per l'età, perché purtroppo la carriera sportiva ha poi un momento di arrivo. E mi dici come ti sei avvicinata, come ti sei anche lasciata un pochino... Hai avuto tanta curiosità verso la ricerca, verso chi ti ha seguito, verso l'associazione, verso i medici? Sì. No, io all'inizio appunto comunque facevo tutto un altro lavoro, diciamo che sì, a parte sentire in televisione delle associazioni appunto importanti che ci sono, e adesso devo dire, conoscendo comunque anche AIRIC, per fortuna ci sono queste associazioni, perché grazie a loro, grazie alla ricerca, grazie alla prevenzione, sono le uniche armi per sconfiggere veramente questa brutta malattia. Quindi grazie a queste persone che comunque studiano per arrivare comunque a sconfiggere questo brutto male. Allora,
questa è la prima parte, diciamo, del nostro incontro, e c'è anche un video che ci arriva da un personaggio che in questo momento è sul tetto del mondo, che è Gianmarco Tamberi, Fresco Oro a Tokyo, e ci ha mandato un saluto e un consiglio importante che riguarda proprio l'attenzione verso di noi, che riguarda la prevenzione, che riguarda il fatto di non dimenticarci mai di avere cura anche quando si sta bene. Vediamo il video. Buongiorno a tutti, mi spiace davvero moltissimo non essere lì presente con voi, ma in qualità di ambassador della Fondazione AIRC ci tenevo tanto a mandare un mio video di saluto. So che parlerete di prevenzione e so quanto è importante la prevenzione, quanto possiamo fare la differenza, ognuno di noi può fare la differenza. I ricercatori mi hanno insegnato una formula semplicissima che è facile da ricordare: 0530, 0 sigarette di qualsiasi tipo, 5 porzioni di frutta o di verdura e 30 minuti di attività fisica moderata. Possono fare davvero la differenza, quindi preveniamo da campioni e continuiamo a sostenere i 5.000 ricercatori della Fondazione AIRC. Possiamo fare davvero la differenza. Si è parlato di ricerca, di prevenzione. Allora, la prevenzione si fa anche studiando. Noi dobbiamo davvero capire quali sono gli stili di vita e le abitudini che ci fanno bene, ci permettono anche di affrontare la malattia qualora si presentasse. Abbiamo visto, può capitare a una sportiva che sicuramente è stata avvantaggiata nel suo percorso anche nella malattia dal fatto di avere una salute buona di partenza, sicuramente. Quindi dobbiamo cercare di mantenerci in forma per prevenire il tumore, ma anche per eventualmente combatterlo. Ne parliamo con Anna Leo, che è professore associato di medicina interna all'Istituto Clinico Humanitas. Lei si occupa di tumori del fegato, in particolare con il supporto di AIRC, e studia la messa a punto di nuove terapie per questa forma tumorale. E poi con Antonio Moschetta, che è medico e ricercatore anche lui di AIRC e ordinario di medicina interna all'Università Aldo Moro di Bari, e lui studia in particolare la relazione fra il metabolismo e i tumori. E nel 2018 è stato anche nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica per i suoi propri meriti scientifici. È anche autore di diversi libri di divulgazione, ne ricordiamo un paio: Il tuo metabolismo, L'intestino in testa e Ci vuole fegato. Quindi tutti un po' centrati proprio sul ruolo, sull'importanza del metabolismo e su come questo influenza la malattia e come può essere utile, diciamo, in un certo modo settarlo anche per prevenire e per affrontare meglio. Partiamo proprio da questo. Allora, in che modo la forma fisica influenza l'andamento della malattia? Sappiamo che è importantissimo per la prevenzione, ma proprio una volta che si è in forma, perché questo ci favorisce anche quando siamo malati? Sì, in realtà noi ci occupiamo di studiare qual è l'energia che quel tumore utilizza in quel paziente per crescere in quell'organismo. Insomma, è una modalità di precisione per provare a capire come fare ad affamarlo, e quindi la conoscenza della benzina che il cancro usa per crescere è fondamentale per capire meglio le strade attraverso le quali lo stesso tumore, che sembra identico al microscopio, che ha le stesse mutazioni, cresce a 120 km orari in un soggetto e a 10 km orari in un altro soggetto. Lo studio dell'energia del tumore è importante oggi che conosciamo il nostro DNA, quindi abbiamo in qualche modo aperto questo libretto di istruzioni individuali e conosciamo sempre di più, o perlomeno tentiamo di conoscere, come gli ormoni, i nutrienti, insomma l'ambiente ci cambia dal di dentro, accendendo e spegnendo i nostri geni. Noi ci occupiamo proprio di questi interruttori che ci cambiano nel corso della giornata. La forma fisica è fondamentale. Innanzitutto partiamo col dire che la malattia tumorale non è una malattia sola, ma i tumori sono diversi, e quindi è ancora interessante dal punto di vista energetico comprendere perché quello che va bene per un tumore potrebbe non andar bene per un altro. Noi abbiamo il dovere non solo di fare prevenzione, screening quando stiamo bene, e quindi questo è dettato anche ormai da quelli che sono i livelli elementari di assistenza. Pensiamo
alla colonscopia, pensiamo alla visita senologica, alla mammografia, ma abbiamo il dovere di sapere, con i numeri che la scienza ci dà, che essere in salute ci dà la possibilità di ammalarci di meno, ma anche di essere in grado di rispondere meglio alle terapie. Ed è questa la sua domanda. La forma fisica e farsi trovare bene significa anche quando siamo, mettiamolo così, sfortunati perché incontriamo questa malattia, noi rispondiamo meglio alle terapie. Pensi un po', una donna con tumore della mammella che al primo stadio è obesa rispetto ad una donna non obesa con la stessa malattia ha il 20% in meno di rispondere a 5 anni agli stessi farmaci. Quindi inseguire la forma fisica e quello che va bene per me, l'individualizzazione dei percorsi di salute è fondamentale anche per curarsi meglio. Quindi cioè, ci sono degli aspetti genetici, ci sono degli stili di vita, c'è una dieta. So che ci sono anche proprio dei cibi, dei nutrienti che diciamo sono favorevoli anche durante il percorso della malattia. Quali sono? Sì, è sempre una domanda difficile perché noi sappiamo che il singolo nutriente non può curare la malattia tumorale ma può partecipare a farci essere in uno stato di salute. Noi puntiamo molto sull'infiammazione sistemica e soprattutto sul dire a casa quale può essere il biomarcatore semplice per capire se siamo o non siamo a rischio. Da questo punto di vista ci tengo a dirlo, il giro vita, l'esame di quello che è la quantità di tessuto adiposo che è presente nella nostra pancia ci dice quello che è stato l'equilibrio energetico. Per cui più che parlare di alimenti da evitare o da assumere per curare il cancro, noi dobbiamo comprendere perché siamo arrivati ad uno stato infiammatorio e che cosa non ha fatto bene al nostro libretto di istruzioni. E il giro vita, il tessuto adiposo viscerale, l'infiammazione sistemica che cambia non solo la benzina che arriva al cancro, ma pensi un po' anche le cellule che girano nel nostro organismo, che vengono poi richiamate nel cancro, richiamate perché? Perché il nostro organismo tenta di rispondere al tumore cercando di aggredirlo, ma se sono in una condizione infiammatoria, se per esempio ho troppo tessuto adiposo all'interno del giro vita, e questo è il segnale magari spesso di non aver mangiato i grassi sbagliati, ma di aver mangiato troppi carboidrati, un indice glicemico elevato negli orari sbagliati, pensiamo un po' ai ritmi circadiani, bene, questo cambia l'espressione dei geni nelle nostre cellule, e quando arrivano per combattere il cancro dal punto di vista infiammatorio, immunitario, invece di combatterlo portano benzina per crescere. Ecco, ma perché ci sono degli orari in cui è più giusto mangiare i carboidrati e degli altri in cui è meno giusto? Cioè come funziona? Quando è che possiamo diciamo concederci lo zuccherino? La storia della nutrigenomica e della farmacogenomica, che è nata dopo il sequenziamento del DNA, ci ha spiegato che questi interruttori che accendono e spengono i geni durante la giornata ci cambiano profondamente. A nessuno venga in mente che un piatto di spaghetti assunto alle 8, alle 12 o alle 20 ha un effetto identico nello stesso organismo, perché siamo noi ad essere diversi. I ritmi circadiani non sono solo gli ormoni che cambiano in noi, ma sono anche i geni, pensi un po', del fegato, che è quello di cui noi ci occupiamo. C'è stato un premio Nobel 4 anni fa che ha dimostrato che una mutazione, un cambio in 2 geni nel fegato è in grado di per sé di cambiare la nostra attitudine alla risposta ai nutrienti, all'esercizio fisico. E perché no? Guardi, il futuro sarà sapere qual è il nostro rapporto col nostro personale jet lag. Ah certo. Voi come sportivi seguivate una dieta diciamo sicuramente controllata, mirata, particolare al fine della prestazione sportiva, suppongo. Sì, questo sì, è importante, come abbiamo appena finito di dire, è importante avere appunto un piano di alimentazione equilibrato. Noi come atleti seguivamo comunque una dieta, a parte comunque quando ci trovavamo all'estero, come in Canada o in America o negli alberghi per le gare, lì purtroppo dobbiamo adeguarci alla cucina che ci viene proposta. Certo. Perché dopo sta sempre a te, comunque pasta in bianco, insalata, quella la trovi sempre. Certo, certo, bisogna sapersi anche sapere, forse individuare, no? Quali sono a un certo esatto. punto i cibi che fanno giusti. Bene e quelli che fanno male, infatti. Quelli che ti possono appunto aiutare prima della gara e quelli che ti fanno male prima della gara. Certo. Sì, sì, no, quello è importante, la nutrizione è alla base di ogni sportivo come di tutte le altre persone. Certo.
Una cosa che mi ha colpito nell'intervista che Lucia ha fatto inizialmente è proprio anche la determinazione. La determinazione della sportiva, del vincere, diventa una determinazione nel vincere la malattia. C'è stato questo passaggio, direi, fondamentale, no? Sì, dall'obiettivo delle Olimpiadi all'obiettivo di tornare a fare quello, a sciare. Certo. E l'aspetto psicologico anche è importantissimo nell'affrontare i tumori. Anche qui ci sono delle relazioni proprio fra come si è e come si affronta la malattia e proprio il suo decorso, il suo risultato. È così? È vero, è proprio così. È, secondo me, un argomento veramente affascinante che sta venendo fuori sempre con più forza. I primi studi sono studi, diciamo così, di popolazione. Si è visto, per esempio, che in una popolazione molto molto ampia di milioni di persone in Asia, per esempio, le donne che dormivano di meno avevano una probabilità di ammalarsi di tumore al seno maggiore. È ovvio che questi studi lasciano un po' il tempo che trovano, non ci permettono ancora di capire il perché, però ci danno l'idea di quanto effettivamente lo stress, la mancanza di sonno siano veramente associata all'incidenza di malattia. Si è visto anche, per esempio, che chi pratica mindfulness o yoga durante il corso della terapia risponde meglio, perché io credo possiamo dire che nella prevenzione al tumore abbiamo tre pilastri. Sicuramente uno è l'alimentazione, un altro l'attività fisica, ma un altro l'equilibrio psicologico, il fatto di avere diciamo uno stato che non è costantemente sotto stress. Sicuramente ci sono degli studi sempre più solidi che ci fanno vedere che questo lo stress determina la produzione di una serie di sostanze, di ormoni che di fatto favoriscono l'insorgenza di malattie, tra cui anche il tumore. E quindi c'è proprio una relazione fra il nostro stato psicologico e la produzione proprio di sostanze che favoriscono il tumore e che ne peggiorano poi anche l'andamento quando si è malati. Sì, sì, è proprio così, e quindi dobbiamo sicuramente lavorare con i nostri pazienti. Chi si è ammalato lo sa, non è facile, come chi non si è ancora ammalato sa che tante volte non è semplice non farsi coinvolgere da tanti problemi che abbiamo, dal lavoro, dalla famiglia, da diverse situazioni. Dobbiamo cercare anche di trasmettere anche noi come medici, nella medicina, che questo aspetto è veramente fondamentale nella prevenzione. Durante la malattia c'è un accompagnamento psicologico spesso, immagino che sia mirato anche proprio a questo. Sempre di più, è ovvio che rimane ancora un approccio che purtroppo non è diffuso in tutti i centri, è spesso consigliato, ma molto spesso i pazienti devono un po' cercarselo da soli. E questo rende un po' sicuramente le cose difficili, ma sempre di più nei centri oncologici di riferimento è un aspetto che viene molto curato, ai quali si dedica molta molta attenzione. Fra l'altro credo anche per evitare che i pazienti incorrano in alcuni errori proprio con l'obiettivo di calmarsi, cioè tipicamente chi fuma magari tenderebbe a fumare di più in quell'occasione e invece è proprio il contrario di quello che dovrebbe fare, no? Le reazioni poi sono veramente molto, molto personali. Io credo che dobbiamo anche lavorare non solo veramente nel momento in cui la persona si ammala, ma nella prevenzione. Noi sappiamo che come il fumo ci sono altre sostanze tipo l'alcol, ma anche alcune malattie come il diabete, come le malattie del fegato, che predispongono allo sviluppo del tumore. Quindi anche in quelle situazioni bisogna cercare veramente di impostare uno stile di vita corretto che comprenda anche l'aspetto psicologico. Oggigiorno si trovano anche tantissimi podcast, per esempio, tanti video su YouTube che sono anche fatti molto bene, che possono essere di grande aiuto. Certo. Accennato dell'alcol, mentre il fumo, ne abbiamo parlato anche molto ieri, di prevenzione e di come il fumo appunto vada assolutamente eliminato, no? Perché è un fattore di rischio importantissimo un po' per tutti i tumori, non soltanto per quello del polmone. Meno nota invece è la relazione fra l'alcol e i tumori. Qui chiamo nuovamente in causa il professor Moschetta. Allora, perché l'alcol favorisce i tumori? Siamo
c'è una, un po' una sottovalutazione di questo aspetto, forse. Sì, dal punto di vista statistico io invito tutti a scaricare anche il volume I numeri del cancro, dove si cerca di individuare quali sono i fattori che espongono maggiormente, e l'alcol in qualche modo viene relazionato ad alcuni tipi di tumori, quindi è ancora interessante per un'ipotesi patogenetica specifica di quel tumore. Io voglio ricordare a me stesso che l'alcol, al netto del dato della tossicità, perché è un elemento tossico che poi ha un effetto molto personale, perché dipende, pensate un po', anche dai batteri che abbiamo nell'intestino. Alcuni di questi del nostro microbiota sono in grado di metabolizzare l'alcol e far arrivare il composto meno tossico al fegato, altri di meno. Ma l'alcol è calorico, l'alcol è zucchero, per cui se noi pensiamo anche all'interesse metabolico, ovviamente inserire l'alcol in una dieta già ad elevato contenuto di carboidrati, magari di sera tardi, questo comporta un bulk di glucosio che arriva al nostro fegato, e il fegato quello che può fare, l'unica cosa che può fare, è trasformarlo in grasso e depositarlo o nel fegato e quindi creare delle predisposizioni verso le malattie tumorali del fegato, oppure depositarlo nella circonferenza vita in attesa di utilizzare quel grasso successivamente. Quindi l'alcol, e questo mi permetto di rubare un attimo, perché i giovani lo sanno bene, ed esiste un fenomeno che si chiama drancoressia, che è proprio l'attenzione dei giovani ad evitare di mangiare quando bevono alcol, proprio per non perdere peso. La qualcosa rende al doppio pericolosa la situazione, sia perché la tossicità aumenta, sia perché sappiamo che l'alcol è un composto prometabolico, per cui in chiusura dobbiamo essere molto attenti non solo ai fattori di rischio protumorali, perché sappiamo che sono composti tossici, ma molto attenti ai fenomeni individuali. E sull'alcol chiudo col dire che noi durante la nostra esistenza, oggi che i genetisti ce lo hanno spiegato, noi accumuliamo delle mutazioni che poi tramandiamo alla progenie, quindi non è vero che il nostro comportamento nei primi anni di vita è pericoloso solo per noi, è pericoloso anche per la progenie a cui noi trasmettiamo anche questi teorici errori di stili di vita, per cui abbiamo una doppia responsabilità verso noi e verso la progenie. Io vi invito a leggere questi pamphlet della Fondazione AIRC, dove parlano di dieta, di alcol, di fumo e anche di quali sono i composti buoni che possono controbilanciare gli errori che capita a tutti di eseguire nella giornata. Ecco, ma l'alcol, torno su questo concetto, perché ci vengono date delle, fra virgolette, dosi accettabili di alcol, mentre sul fumo sappiamo che la quantità è zero. Zero. Non si va, fumo zero. Alcol ci dicono un bicchiere al pasto, un bicchierino la sera, però la sera abbiamo detto di no, al mattino forse meglio di no, perché se no è un disastro. Poi dopo pranzo uno magari si addormenta, ma insomma... Mi creda, c'è una dose. In qualche modo è veramente difficile. È chiaro che il calcolo dei grammi di quello che viene definito POTUS viene eseguito rispetto alla percentuale di alcol POTUS, che la bibita. Cos'è il POTUS? Il POTUS è la quantità in grammi di alcol che assumiamo quotidianamente, che è calcolabile, perché un bicchiere di birra è diverso da un bicchiere di Sauvignon ed è diverso ovviamente da un bicchiere di vodka. Quindi facciamo molta attenzione al calcolo dei grammi. E in più io dico che la scienza non ha dato tutte le spiegazioni, c'è la differenza di genere, la medicina di genere ci sta spiegando che la capacità di reagire ad una serie di composti metabolici e tossici è individuale, non solo tra uomo e donna, ma anche tra donna di 30 anni, 40 anni o 60 anni, e questo ce l'ha insegnato anche la geoepidemiologia. Pensiamo agli asiatici, che hanno una concentrazione più bassa di un enzima che serve a detossificare l'alcol nel fegato. Infine, guardate, lo dico con immenso rispetto, perché non abbiamo ancora tutte le risposte ed è per questo che dobbiamo continuare a fare scienza, ma gli ospiti che sono nel nostro intestino hanno, quindi i batteri, il microbiota, hanno una serie di enzimi che possono veramente aiutare a detossificare e a metabolizzare i composti del cibo. Questi batteri, questi germi attivano ed incontrano il cibo e l'alcol prima di noi, per cui, per rispondere alla sua domanda, io ho difficoltà oggi a dire ad un soggetto
di 40 anni, di 60 anni, uomo o donna, qual è la quantità massima di alcol che può assumere, e ritorno a dire che questo va normalizzato a dei dati bioumorali, che possono essere la glicemia, l'emoglobina glicata, la suscettibilità al diabete, ma possono anche essere dei dati antropometrici che non sono altro che il giro vita e il peso corporeo. Per cui attenti a dire l'alcol va bene un bicchiere al giorno o a diversi orari, perché in realtà tutto va personalizzato. Io credo, e la prevenzione dei tumori ce lo sta insegnando, che la medicina di precisione non è solo quel farmaco per quel tumore, per quel paziente, ma è soprattutto quello stile di vita per quella persona. Perché aprire il libretto di istruzioni individuali non è una cosa semplice, e mettersi a pigiare i tasti è come acquistare una lavatrice e utilizzarla senza aver letto quel libretto. Ecco, alcune volte con il nostro fai da te noi facciamo esattamente quello. Immaginiamo una persona che riceve una nuova lavatrice, inizia a pigiare e fa partire senza sapere qual è il libretto. Quindi dobbiamo andare non solo verso una medicina personalizzata, ma anche verso una prevenzione personalizzata. Assolutamente. Se io so che il paziente diabetico o il paziente obeso ha dalle 2 alle 4 volte in più di rischio di avere tumore del colon retto e della mammella, io devo identificare per il futuro, attraverso la ricerca, degli screening personalizzati che non possono iniziare, per esempio, a 45 anni con la colonscopia, ma devono iniziare prima, esattamente come quei soggetti che hanno una suscettibilità di tipo genetico. Anzi, mi permetto di dire, per questi tumori ad elevata frequenza la suscettibilità genetica si richiude al 7-8%. La sporadicità, il fatto che sia presente nella popolazione, ci insegna che dobbiamo lavorare di più su quell'organismo, identificando il biomarcatore. La medicina del futuro deve uscire dagli ospedali e cercare di scoprire chi non sa di essere paziente, ed è così che vinciamo, come stiamo vincendo nella lotta contro i tumori, dove a 5 anni oggi abbiamo raggiunto una cura che è pari al 60% per tutti i tumori. Dobbiamo fare di più per quei tumori meno frequenti e per quei tumori che non hanno risposta. Pensiamo al pancreas, dove l'alcol la fa da padrone per l'infiammazione cronica nella predisposizione. Ecco, ma poi, professoressa Leo, ma alla fine sono più bravi gli uomini o le donne a seguire le indicazioni? Perché c'è anche un'attitudine personale, no, in questo. Ma credo che, come diceva il professor Moschetta, veramente non possiamo fare una semplificazione dicendo uomini e donne. Ci sono dei fattori di rischio diversi, ci sono dei fattori di rischio diversi anche a seconda dell'età, a seconda delle condizioni anche e della situazione che attraversa quel soggetto. Quindi in realtà davvero dobbiamo sempre muoverci di più verso una personalizzazione della cura e della prevenzione. Sicuramente quello che noto è che i fattori di rischio tra uomini e donne sono diversi, siamo sicuramente diversi, però poi a quella genetica lì si associano veramente dei fattori ambientali, delle abitudini che caratterizzano proprio ogni singolo soggetto, ed è su quelle che dobbiamo lavorare. Allora impegniamoci tutti, ognuno nella sua vita, a identificare quali sono i suoi fattori di rischio per agire poi su quelli, con l'aiuto della medicina e poi con l'aiuto della ricerca.